Per la Puteolana si apre una nuova pagina, inizia l'era Campilongo con la consapevolezza di dover lavorare molto per recuperare terreno in classifica. Servono fiducia e convinzione, ma soprattutto positività e pazienza. Stadio Domenico Conte di Pozzuoli, buon pomeriggio da Giulio Alfano e benvenuti a Puteolana Martina. Il pallone comincia a rotolare, in bocca al lupo ai tifosi Granata. Subito lancio lungo di Amelio per Guarracino che entra in aria, viene però rimontato e Suma fa su il pallone. Lancio lungo sponda per Grieco, ottima la sua giocata, a campo da attaccare ne approfitta Grieco, largo da Di Lorenzo, finta di corpo Di Lorenzo, il traversone la tocca Guarracino, arriva Esposito! Francesco Esposito sul secondo palo per il vantaggio della Puteolana. Ci ha creduto ed è arrivato per primo sul pallone vagante. 1-0, segna Esposito. Appellari, Cerutti. Teio. Ancora Cerutti. Scappa la difesa granata. Cerutti pensa al tiro, lo fa partire. Alto e non di molto. Appellari. Cross Lopez, poi allontana Amelio. Cerutti di testa, Diaz si gira immediatamente. Maiellaro c'è. Due in barriera per la Puteolana. Cerutti. Attenzione, il pallone rimane lì. E arriva il pareggio di Diaz. Ha pareggiato il Martina con Diaz. Azione di mischia. Ed è il più lesto di tutti. Il giocatore ospite. 1-1. Cappellari premia il taglio di Lopez, esce bene su di lui Maiellaro, calcio d'angolo. Se acabò la primera metà 1-1 tra Puteolana e Martina, con Diaz che ha risposto ad Esposito. Il pallone ricomincia a rotolare. Trasforma l'azione in offensiva il Martina Cerutti. Attenzione a Pinto che viene servito. Secondo palo e arriva Lopez. 2-1 Martina. Il gol di Lopez. Ripartenza fulminea da parte degli ospiti con assist di Pinto e trasformazione di Lopez. 2-1. Di Palma, Gatto, di prima intenzione verso Esposito che lotta con Perini, ancora Esposito, il destro, largo. Recupera il pallone di Martina, Teio, Lopez, Cerutti da quest'altra parte, Petiti cerca il tiro, cross, pallone largo, ma che pericolo per la Puteolana. Parte Petiti, ancora una volta, su palla inattiva il gol di Diaz. 3-1 per Ella Martina, doppietta per Diaz, due gol sugli sviluppi di calcio di punizione laterale. Grieco, Romano, eccezione esterna, si accentra, Romano pensa al tiro, lo fa partire, il pallone non prende il giro desiderato però. Le mani a Rivoli, Amelio. In the box e ad Aresta si avvita, ma non inquadra la porta. Di Palma, Romano, il cross e ad Aresta il controllo, il destro, largo. Si acabò il partito. Puteolana 1, Martina 3. Comincia con una sconfitta, l'era Campilongo, da parte di Giulio Alfano. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata.